sul mio canale. Siamo al decimo giorno di quarantena perché a casa da lunedì scorso, oggi è giovedì 19 marzo, festa del papà che io stranamente mi sono ricordata e gli ho fatto un foglio ieri sera, gliel'ho lasciato in cucina perché lui si sveglia per primo, quindi l'ha trovato. Quando facevo sempre i fogli, mi mettevo lì, facevo dei grandi disegnoni, adesso il più è ricordarsi. E come avete visto stamattina colazione super veloce perché mi sono alzata alle 10. Ultimamente la mia routine si sta un po' sballando, vado a letto abbastanza tardino, verso le 2, 2 e mezza, cioè mi metto anche verso mezzanotte e mezza a letto, però metto lì un film perché ultimamente sento di aver bisogno quasi di compagnia che mi aiuta ad addormentarmi guardando qualcosa, cioè io mi addormento sempre, soprattutto se guardo qualcosa. Se guardo un film alla sera con qualcuno io dormo, quindi insomma è fantastico. Come avete visto anche in mattinata ultimamente, da questa settimana poi, non dalla scorsa, sto iniziando a camminare in casa perché non esco da mercoledì scorso, quindi insomma sono già 8 giorni che non esco di casa. Questi giorni ho nausea, è da 2 giorni che ho nausea, riesco a mangiare, però tipo adesso ho della nausea e che sto camminando in casa. È una cosa che sicuramente va fatta perché, a meno che non abbiate un tapis roulant, è molto meglio. Oltre all'allenamento che faccio, non tutti i giorni perché comunque i dolori muscolari si sentono, però ecco, tutti i giorni cerco di fare 40 minuti di camminata, li faccio al mattino più che altro, e mi metto a girare dalle camere da letto fino in salotto, avanti e indietro, con della musica, rispondendo a dei messaggi su Instagram, postando delle storie, così insomma il tempo vi dico che passa. All'inizio magari vi sentite un po' stupidi, i genitori mi pigliano per incoglioniti, però dopo 2 giorni è diventata una cosa normale. Anzi, cerco di invogliare i miei, ma non lo fanno. Comunque sappiate che non è una cosa stupida perché non dobbiamo uscire per fare la passeggiata, cioè non dobbiamo, basta. E quindi in casa, secondo me, è un buon modo per riuscire a fare qualche passo, ecco perché è importante. Oltre che fare ogni tanto degli allenamenti. Comunque, tutto qua, quello che volevo dirvi, come sto passando le giornate al mattino, appunto, cerco di non stare seduta al PC, alzandomi un po' più tardi, ovviamente, passa prima la mattinata, quindi cammino, faccio delle pulizie, mi alleno al mattino, cose del genere, quindi insomma, va abbastanza bene. Il pomeriggio, in questi giorni, ho veramente sonno. Dopo pranzo dormo un pochino. Oppure solitamente stavo al PC, guardo dei film. E poi, insomma, pomeriggio e sera gioco al PC con tutti i miei amici. Stiamo in chiamata, ci facciamo compagnia, videochiamate. E niente, così passa tantissimo in fretta la serata. 4 ore e 5 passano come nulla. E poi appunto vado a letto e mi metto a guardare qualcosa. E poi, se Dio vuole, mi addormento. Come recupereremo la routine di prima, non lo so. Comunque niente, adesso stiamo preparando il pranzo. Pasta con macinato magro. Piselli sta facendo mia mamma. E adesso andiamo di là in cucina insieme. Sono quasi le 7 di sera. Io adesso preparo dell'hummus perché abbiamo fatto dei ceci cotti. Abbiamo cotto dei ceci l'altro giorno che abbiamo fatto gli gnocchi di ceci. Vi lascio la ricetta qua. L'avete già fatta in un sacco ed è piaciuta molto. È semplicissima. Potete utilizzare sia i ceci secchi che sia quelli già cotti in scatola.
E basta che li frulliate e li mescolate con un po' di farina e avete fatto i gnocchi di ceci, sono fantastici. Comunque adesso prepariamo l'hummus, poi per cena, per me, pensavo di prepararmi una specie di pancake salato con dentro della zucchina, due uova, albume, un po' di farina e niente, pensavo di fare una roba del genere. Boh, vediamo cosa viene fuori. Già da un'oretta e tisana alla malva. Mangerò questa barretta qua, veg, l'ho mangiata a metà anche ieri sera, e questa contiene 21 grammi di proteine e 17 grammi di carboidrati e 10 grammi di grassi. Comunque niente, adesso mi collego su Discord, quello che uso con i ragazzi, e stiamo tutti un pochino lì in chiamata, giochiamo, ci teniamo compagnia. Ho visto prima il telegiornale, noi seguiamo quello della 7 con Mentana. Non ci sono buone notizie. Abbiamo superato la Cina con il numero dei morti. Siamo i primi d'Europa, appunto, messi di merda. La seconda è la Spagna. Vi auguro tutto cosa si può augurare, il meglio. E mi dispiace magari di non aver fatto un video molto happy, ma devo dire che è difficile essere felici in questo momento pur mettendoci tutta la buona volontà. E forse neanche ce ne accorgiamo bene, ma il nostro stato morale sta un po' mutando, senza insomma che ne riusciamo bene a gestire la cosa. Perché ecco, come fai a dire va tutto bene quando senti in televisione tutto quello che sta capitando? E io, come tante persone, insomma, voi che mi seguite, non stiamo vivendo assolutamente la cosa realmente, cioè noi siamo semplicemente a casa. Io non riesco a immaginarmi, e non vorrei mai doverlo fare, insomma, che stanno passando le persone a contatto tutti i giorni con gli infetti, con gli inf le persone infette, con i morti, tutte le persone che arrivano. E niente, noi ci vediamo direi al prossimo video. E niente, mi raccomando, restate a casa. Io sono a casa da più di una settimana. Domani forse vado a fare un po' di spesa. E niente.